volevo chiedere, Valerio Zollini lo ha scelto lei, quindi? Lo ha scelto lei? L'ho scelto, sì. L'ho scelto perché avevo fatto Cronaca familiare, avevo fatto Una ragazza con la valigia, e la cosa bella di Valerio, nei primi film in cui sei, primi film con me, con l'attore, e lui cerca da fare il movimento di camera il sentimento. Si avvicina dei personaggi, come Claudia Cardinale con Mastroianni, si avvicina e si vede gli occhi, più che gli occhi, lui riusciva a vedere le anime. E dunque questa pulsazione dell'anima si vede. E fa del movimento sentimentale, come l'emozione, il sentimento che abbiamo dentro una scena, lui cerca la significazione del movimento di camera. Non è un movimento gratuito, è sempre la forza del sentimento. E invece, come ha fatto il deserto di Tartari, sappiamo questi soldati che potevano, un convento con delle prete che aspettano la vita durante, aspettano. E dunque sul deserto i personaggi sono abbastanza freddi, sono in prigione di loro stesso. E dunque si avvicina freddamente, sono stato sorpreso di questo cambiamento di avvicinamento dei personaggi. Per questo che Luciano ha fatto una luce abbastanza fredda. Le gente sono dentro, come si dice, a piede, una trappola, e non vedono il tempo passato. E questa era una forma totalmente diversa. Credo che questo film, Il deserto, anche Valerio stava malato, stava stanco, e c'aveva come una... lui perdeva la realtà delle cose, e si avvicinava così dell'idea, del soggetto, queste gente che aspettano la vita durante, che cosa aspettano? Il grande combattimento, e il grande combattimento è di aspettare la morte. E lui era molto vicino da questo senso, la morte sta con la gente, è una cosa un po' immobile, il deserto. Non c'è niente da fare che di aspettare, di avere una grandezza così forte che un giorno qualcosa si realizzerà. E il giorno viene che si rende conto che non è venuto, ma ci hanno perduto la gioventù. E per questo è un romanzo stupendo.